Bella a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Grounded Italia. Siamo qui con un nuovo video. Dato che l'aggiornamento Into the Wood è disponibile per tutti, abbiamo da giocare tutti i contenuti nuovi e oggi andremo a vedere quali ricette sono diventate disponibili per la creazione nel nostro mondo, nel nostro giardino. Quindi partiamo subito e vediamo cosa c'è di nuovo. Come vedete, in questo piccolo menu in creativa mi sono craftato tutti gli oggetti che sono disponibili con delle nuove ricette, ovvero la nuova ascia di livello 3, le frecce puzzolenti, le chiamerei io, o al gas, le nuove frecce di livello 3 create con il legno. La balestra ce l'ho in inventario per farvi vedere come funzionano quelle puzzolenti. Due nuove ricette craftabili con il forno, ovvero la delizia di termite e l'hamburger di rinoceronte nero, che poi andremo a vedere quali bonus ci danno. La nuova arma segreta, che si chiama Carbotana, e il nuovo martello di livello 3, chiamato Corno di rinoceronte nero. Partiamo subito col vedere quali sono gli effetti che ci danno questi due nuovi pasti. Sono entrambi di tier 3, che se andiamo a vedere nel forno come sono classificati, li troveremo in testa al nostro menu. E delizie di termite, che è il primo dei due, ci darà naturalmente ben nutrito e pasto, che sono i classici bonus che riceveremo per tutti i tipi di pasti. E qui ci darà velocità di raccolta dei sassi e la velocità di mietitura dell'erba. Quindi, se siamo indaffarati in qualche costruzione o ampliamento della nostra base, o anche solo per prendere più materiali e farne scorta, e abbiamo bisogno di erba oppure sassi, io credo che funzioni anche con l'argilla e con il carbone Ervercer, questo tipo di bonus sui sassi, sarà utile prendere e mangiarsi questa nuova ricetta. La seconda invece, l'hamburger di rinoceronte nero, è tutta incentrata sul nostro personaggio, sulla salute e sulla resistenza dei danni. Come al solito, come prima, non mi sto a ripetere, avremo anche i due bonus, ben nutrito e pasto, ma questa invece di utilizzare per andare a farmare risorse sarà molto utile quando dovremo andare ad affrontare i nemici più tosti, come potrebbe essere la Broodmother o addirittura il nuovo ragno lupo infetto che è stato inserito. Per quanto invece riguarda gli utensili, abbiamo a disposizione la nuova ascia di livello 3. Questa nuova ascia si può andare ad utilizzare per svariate risorse, come per esempio ci saranno questi frammenti di legno, come vedete chiamati freccia di scheggia, che serviranno per andare a costruire le nuove frecce di livello 3 e saranno molto utili perché sono le uniche che per ora abbiamo a disposizione di quel tier. Come avete visto nei movimenti, hanno anche modificato un po' il modo in cui si muove il personaggio quando utilizza determinati utensili. L'hanno reso un po' più carino rispetto a prima, forse era un po' fermo, mentre ora diciamo che sembra che ci metta molta più forza quando va a tirare il fendente, almeno con l'ascia e anche con il martello. Qua davanti adesso troviamo un'altra risorsa che si può recuperare grazie alla nuova ascia di livello 3. Eccola qui, corda di lanugine. Anche questa è una nuova risorsa. E poi, come ultima ma non meno importante risorsa che possiamo raccogliere, anzi non è proprio l'ultima perché ce n'è ancora una di risorsa nuova, che possiamo raccogliere con l'ascia, possiamo rompere con l'ascia,
è questa che si trova attaccata qua sopra, vediamo se riusciamo a farne cadere uno. Ovvero la crisalide. Quindi andiamo a rompere anche questa per vedere che cosa ci dà. Pelle di crisalide, come vedete, è una nuova risorsa inserita con questo aggiornamento. Anche questa servirà per costruire la nuova armatura della termite. E poi altra cosa che possiamo tagliuzzare sono le erbacce spinose. Se prima le potevamo abbattere con l'ascia di livello 2, ora invece è necessario portarsi l'ascia di livello 3, altrimenti non saremo in grado di buttarle a terra. E oltre agli steli di erbaccia che prima potevamo raccogliere, ora siamo in grado di raccogliere anche questa nuova risorsa chiamata Carapace Scintillante. Come vedete, sono le pallette che si trovano sulle estremità dei rami dell'erbaccia spinosa, e con questi ci potremo craftare dei nuovi pavimenti. Come vedete, anche il menu è un po' cambiato, non ci sono tutti i menu che c'erano prima con tutte le differenze fra tipo di materiale, ma li hanno classificati in base alla forma e li potremo scorrere in base al materiale da utilizzare per craftarli. Come vedete, questo è il nuovo materiale, ma ve lo faccio vedere per bene in creativa adesso. Eccoci qua, e possiamo vederli per bene, così vediamo tutti per bene. Pavimento di erbacce spinose, come vedete, sembrano un po' i legni che formano le case giapponesi. E potremo craftare naturalmente di tutte le forme che riguardano la costruzione del pavimento. Mentre per quanto riguarda i muri, non sono ancora stati inseriti, quindi per ora potremo solo costruire delle basi dei pavimenti e basta con queste nuove risorse. Proseguendo con gli utensili che ci possiamo costruire, arriviamo al corno di rinoceronte nero. Questo è il martello di livello 3 nuovo di Trinca che è stato inserito, però purtroppo non ci sono ancora risorse nel giardino in cui serve per forza il martello di tier 3. Anzi, io ho girato a destra e a sinistra, ho trovato solo esclusivamente materiali che potevamo rompere anche prima semplicemente con il martello di livello 2, quindi sicuramente è una bella novità che servirà molto probabilmente in futuro, perché ci saranno sicuramente con i prossimi aggiornamenti delle risorse che saranno che sarà possibile distruggere solo ed esclusivamente con questo martello. Quindi per ora costruitevelo e magari tenetevelo da parte, oppure comunque utilizzatelo, perché se andate a potenziarlo alla stazione di forgiatura, la raccolta dei materiali che necessitano l'utilizzo del martello probabilmente sarà molto più veloce. Questa invece è la carbotana piccante, è la nuova arma segreta che è stata inserita. È un'arma di per sé, come vedete, lo dice il nome stesso, è piccante, quindi già un buon danno, è veloce, più veloce dello spadone di Formica Leone, e anche questa, andando a potenziarla, probabilmente sarà molto, molto utile e molto dannosa verso i ragni lupo, che ricevono più danno al danno da taglio e al danno piccante, quindi questa sembra proprio fatta ad hoc. Invece ora andiamo a vedere i due tipi di frecce che sono state inserite, ovvero la freccia di tier 3 catasta di legna, così è chiamata per ora, anche se non credo che sia il suo nome finale, e questa che si può craftare creando sempre le frecce di tier 3 e aggiungendo un pezzo di cimice
di Green Shield, il nuovo insetto che è stato inserito. E sarà una freccia puzzolente, una freccia al gas, che farà danno ai nostri nemici. Quindi anche questa, magari, essendo che il ragno lupo infetto sotto la quercia resta quasi sempre all'interno del suo nascondiglio, potrebbe essere molto utile da scagliare esattamente dentro al nascondiglio per riuscire a far danno senza essere scoperti e senza nemmeno essere allo sbando in un combattimento all'aperto con il ragno lupo. Io ho finito, ragazzi, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Vi ricordo come sempre che nella descrizione potete trovare tutti i link per seguirci su tutti i nostri social e per unirvi a noi nel server Discord. Vi saluto, vi ricordo di mettere un bel mi piace se il video è stato di vostro gradimento, di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati quando escono i nostri video.